Un ritorno ad Alzano dopo 2 anni che l'ha visto protagonista nelle piazze con questo progetto importante per tornare a rianimare questi luoghi di incontro e di scambio e poi le letture in serata. Come è andato questo suo ritorno qui in Val Seriana, in provincia di Bergamo? Ma direi bene, sono molto contento intanto sempre di venire nel Bergamasco, è un nord che mi piace, non saprei dire perché, ma mi piace. E poi sì, c'è stato questo momento di presenza in queste piazze un po', come dire, poco usate, ma non solo qui, in tutta Italia le piazze le usiamo sempre meno. La gente abita sempre più la propria casa e non il proprio paese. La mia idea è invece che bisogna tornare nel paese, nelle città, nei luoghi pubblici. E perché no tornare anche con la poesia? Infatti ho lanciato l'idea di riunirsi ogni domenica mattina, una volta al mese magari, intorno alla poesia, cioè ognuno porta qualche verso da leggere e ci si fa compagnia. E secondo me bisogna ridare nuovi usi a queste piazze. Appunto, non è che la poesia è una cosa tradizionale. In genere la poesia si legge a casa, da soli, sul divano. Ecco, leggere la poesia insieme agli altri, in piazza, piuttosto che uscire per commentare le notizie del giorno o per fare la manutenzione del rancore, no? Che spesso le piazze vengono usate anche non per sparlare. Usare la piazza per benedire la vita, per ingentilire il mondo. Ecco, questo mi sembra un po' l'idea e mi pare che sia stata accolta con entusiasmo. Cioè, mi pare che ad Alzano Lombardo c'è un nucleo di persone che credono alla poesia, credono al fatto che la comunità si possa ravvivare anche con la poesia, ovviamente non solo con la poesia. La sua poesia è fruibile attraverso ovviamente i suoi libri, i suoi incontri, i suoi canali social che sono molto presenti e molto condivisi. Che cosa riceve invece lei dal suo pubblico? C'è uno scambio tra, diciamo, il suo pubblico, i suoi lettori e quello che lei dà, in qualche modo le viene restituito? Questa è una bella domanda. Ma intanto per un lungo periodo ho fatto una cosa che si chiama baratto, cioè io... La gente mi mandava i prodotti tipici anche dal Bergamasco, sono arrivati dei formaggi buonissimi e io mandavo i miei libri, quindi proprio lo scambio è un po' la cifra del mio lavoro. Ma ogni giorno c'è uno scambio, perché quando uno ti dice mi sono commosso, ho pianto, ho riso e te lo scrive, te lo dice, è chiaro che è un modo per ravvivare anche il mio lavoro, per ridarmi energie. Io vado in giro da mesi, ti può dire da anni. E questa energia non è che la prendo da me stesso, me la danno le persone che incontro ogni sera. Quindi lo scambio c'è, io non a caso li chiamo i generosi, queste persone che vengono ai miei incontri, perché per me oggi è importante la generosità. Io penso che i veri intellettuali siano i generosi. Chi ha capito che bisogna fare dono agli altri della propria presenza, della propria attenzione, secondo me è una persona fine, cioè uno che ha capito qualcosa di importante. Il mondo non lo salva la bellezza, lo salva la generosità. Giampaolo Piccoli, Alzano Viva Cittadinanza Attiva, da sempre promotori di cultura e possiamo dire in un certo modo anche di fratellanza, come ha usato il poeta. Come è stata organizzata la giornata di ieri e quale bilancio potete trarne? Ma siamo molto contenti perché nonostante il tempo non sia stato clemente, quindi pensavamo di essere in questa piazza e quindi eravamo un po' tutto pronto, tutto organizzato per essere all'aperto. Il tema era la poesia nelle piazze, quindi piazze diciamo centrali ma anche piazze dimenticate. Però diciamo siamo comunque riusciti a coinvolgere un centinaio di persone all'interno dello spazio di Risma 11 Multifactory per l'incontro clou della serata alle 20:15. Ci sono stati due momenti che hanno preceduto questo, che sono stati in piazza Berizzi Anese e in piazza Nassiria d'Alzano, due piazze diciamo così un po' dimenticate della città, ecco, in cui si è voluto dare l'accento del valore della poesia. Franco Arminio ci ha come sempre sorpreso, ha raccolto veramente questo pensiero proponendo appunto delle iniziative che si possono fare per rivitalizzare i luoghi diciamo così un po' dimenticati, quelli che qualcuno chiama i non luoghi delle città insomma.
Quindi come sempre non un'iniziativa fine a se stessa, ma un'iniziativa che poi avrà un futuro. Sì, diciamo questa tra l'altro è la prima iniziativa un po' del nostro programma autunnale, quindi siamo partiti un po', pensiamo, col botto a questo punto, visto il successo che è dato da Arminio, che è una persona che sa cogliere effettivamente le situazioni e sa cogliere un po' l'intimo delle persone. E quindi procediamo su questa strada, sul pensiero di far vivere la città ed è possibile farla vivere, ecco, con l'impegno di tutti e di ciascuno.